E per il nostro Volta Magazine è tornato a trovarci Domenico Gnanacone, grazie. Ciao Caterina, ciao. Mi aspetto di vederti anche domani, non c'è due senza tre. È meglio che non ci abituiamo troppo. Non ci abituiamo troppo. Allora, partiamo con la prima notizia, purtroppo non bella, e possiamo vederlo. Allora, 72% di ospedali ha più di 43 anni, ospedali vecchi. Tutto questo nasce perché? Sabato c'è stato un terribile incendio all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Tre persone sono morte, una tragedia dolorosissima che ha coinvolto anche altre 200 persone che sono state evacuate. Ovviamente ci sono state varie reazioni, varie polemiche, più comprensibile, la rabbia dei parenti. Per noi Daniele Cortese, sentite cosa ha sentito in questo filmato e poi ci colleghiamo con lui perché è proprio lì a Tivoli. Un morto per il fumo e gli altri per lo shock termico, è questa l'ipotesi dopo l'autopsia sui corpi delle tre vittime dell'incendio scoppiato nel fine settimana nell'ospedale di Tivoli. Sotto accusa la manutenzione dell'edificio e le falle nel sistema di sicurezza. Quando c'è il rivelatore che si sente il fumo, comunque scatta la centralina antincendio e in alcune zone dell'ospedale funzionano e anche quelle in altre no. Pare che anche gli estintori non fossero sufficientemente carichi. Si dice che alcuni c'era un po' d'acqua e altri no, e che è uscita poca e altri per niente proprio. E questo è quello che comunque abbiamo sentito. Nel frattempo la procura di Tivoli ha chiesto una super perizia per stabilire le cause delle fiamme e per capire cosa sia successo in quella maledetta notte fra venerdì 8 e sabato 9 dicembre. Verificheremo ora il perché, se... Ovviamente consentitemi un se, ma se ci sono stati rifiuti al posto sbagliato e apparrebbe esserci e perché sia successo. Ovviamente c'è un gioco di responsabilità e di responsabili, questa cosa valuterà la magistratura. A pochi metri dal fuoco il maxi silos dell'ossigeno poteva essere una strage. Sì, poteva essere una strage, intanto come vi ho detto in collegamento da Tivoli c'è Daniele Cortese. Daniele, prima di lasciarti la parola per avere gli ultimi aggiornamenti, volevo un commento da Domenico. Ma rientra nella tipologia delle strutture sanitarie obsolete che ci sono nel nostro paese. Il dato è significativo. Sì, il dato prima che abbiamo visto, anzi rimettiamolo. 72% significa che praticamente proprio gli edifici sono molto anziani. Non c'è stata una ristrutturazione adeguata. Tivoli è il caso emblematico perché le cose che hanno fatto sono state sempre di facciata sostanzialmente, ma strutturali. Quello che in qualche modo ci fa comprendere come sia pericoloso avere un cumulo di rifiuti plastici in mezzo a due situazioni vicine in prossimità di impianti, questo ti fa comprendere che evidentemente ci sono state falle. E poi lì credo che ci sia stato anche il problema dell'antincendio, non c'erano probabilmente anche la squadra esterna dell'antincendio, cioè voglio dire, una serie di situazioni che però ci fa comprendere come il problema degli ospedali è un problema serio e che noi ogni volta praticamente riportiamo alla luce solo quando succedono fatti come questi. Poi ci sono i disagi, visto che l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, lo ricordiamo, è un riferimento per un'area che comprende 400.000 persone, quindi è un'area molto importante con tantissime persone. Allora, Daniele, a te per gli aggiornamenti, visto che sei lì. Sì, Caterina, Pierina Di Giacomo, Romeo Sanna e Giuseppina Facca non ci sono più, è questo l'unico dato certo al momento. Lo vedete? Le tracce dell'incendio sono ancora sulla parete dell'edificio, l'odore acre è fortissimo, l'odore del fumo, l'odore della plastica bruciata, dei materiali ancora evidentemente che devono cedere l'odore alla pioggia. Lì ci sono i rifiuti, li potete forse vedere, c'è una casupola con i rifiuti e poco oltre questo cancello, oltre il presidio dei carabinieri e della sicurezza privata che è qui, c'è il silos dell'ossigeno. Sì, poteva essere una strage, lo avete detto voi prima, la rabbia dei parenti è tanta. Le responsabilità sono da accertare, c'è un'inchiesta della Regione Lazio per appurare quello che sta accadendo, che è accaduto. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente fra il piano meno 2 e il piano meno 3, i piani interrati dell'ospedale. E lo dicevi tu prima, l'ospedale è inagibile, è sotto sequestro al momento e resterà tale
per almeno qualche settimana e il bacino di utenza di questa struttura è superiore probabilmente alle 200.000 persone. Quello che resta, lo abbiamo detto, sono Daniele, le vittime. Scusami, ma i pazienti dove sono andati? Sì, dove li hanno Caterina. Trasferiti? Cioè, perché poi hanno dovuto, appunto, è chiuso, ma i pazienti... I pazienti sono stati trasferiti in strutture limitrofe, il personale è stato in parte trasferito all'ospedale di Colleferro, a pochi chilometri da qui. C'è un infermiere con cui abbiamo parlato questa mattina, è stato soprannominato l'infermiere eroe, che da solo è riuscito a mettere in sicurezza almeno 40 persone. Stiamo cercando di contattarlo anche nelle prossime ore per avere la sua testimonianza. Certo è che in una zona come questa dei dintorni di Roma, in cui ci sono tanti piccoli paesi che fanno capo a strutture più importanti, fare a meno di una struttura come questa è sicuramente un problema serio anche dal punto di vista gestionale, pratico, al di là della tragedia. Daniele, grazie, come vedete, grazie per il tuo lavoro, fammi sapere disastrose. Se riuscirà a rintracciare l'infermiere che ha salvato 40 persone da solo. Grazie, grazie, grazie ancora.